Ragazze, eccoci qua, eccoci qua. Salve ragazze, salve, buon pomeriggio, benvenute in camera mia, eccoci qua. Ho preso un'altra location. Buonasera tesore, buonasera, benvenute nel micetto, eccoci qua. Salve ragazze, eccoci qua, buon pomeriggio, benvenute in camera mia. Eccoci qua ragazze, eccoci qua, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Scusatemi, io sto registrando ancora con il Benvenute nel cellulare. recesso. Allora, c'è anche Leo. Vi saluta anche Leo. Aspettate, ve lo prendo, eh. Vieni, Leo. Vieni a fare un salutino alle tatine. Vieni. A fare il salutino alle tate. Ciao, tate. Buon anno a tutti. Amore e meraviglie con la Mary. Noi si fa amore e meraviglie con la Mary. Vero, amore? Eh? Amoroso lui. Nel mi rospo e rospetto, animalo, animalo. Come sei te? Sei animalo? Faccio le tacine. Ciao tati, ciao tati. Ciao tati. Amore mio. Quanto bene che ti voglio, quanto. Allora, benvenute nel micesso, eccoci qua. Appuntamento mensile con amore e meraviglie con la Mimeri. Ciao amore, ciao bella, la mimerina d'oro. Allora ragazze, eccoci qua, finalmente siamo giunti a fine anno, lascio giù Leo perché altrimenti s'annoia. Ecco, è Cara riuscita a Leo, vi fare il suo voleva fare un compito. salutino. Salutale le tate. Ciao Belve! Ciao Belve! Eccolo qua il mio pallone! E il mio pasero! Oh mamma! Topo! Topo ragno! Ti vergogni? Non ti posso far vedere dalle tate? Eccolo, topo ragno! Vuole andare a giocare con la... C'è la briciola! Vuole andare a giocare con la briciola lui, vero amore? Volevi andare a giocare con le briciline? Guardate, guardate quanto sono diventato grande Allora, appuntamento mensile con Amori e Meraviglie, questa volta di dicembre, questa volta di fine anno, quindi facciamo un riassunto, un resoconto di tutto l'anno che è passato insieme, del canale che è cresciuto, che bello, sono contentissima insieme a voi. Su Facebook, sulla pagina della strega, mi raccomando ragazze, allora mettete più mi piace possibile perché ci sono in palio delle cosine belline del giveaway. Ecco ragazze, c'è un giveaway in palio, quindi ci saranno delle cosine belline. Grazie per aver spollisciato Leo. Un bacione alla Mary, un bacione a tutte le mie collaboratrici, un bacione a tutte voi, veramente ragazze. Allora, agendina nuova, sto facendo piano piano, sto sistemandola tutta. Ecco qua le domande di amori e meraviglie con la Mary. Allora, borsa di mese più usata. Allora, la borsa del mese più usata è stata senza dubbio questa borsina qua. Allora, una borsina fatta a bauletto che io ho usato tutto il mese di dicembre. Allora, questa borsina l'è fatta a bauletto così, c'ha la sua tracolla se uno la vuole mettere a tracolla, altrimenti io la porto così. Questa borsina c'ha le maniglie, c'ha gli accessori così, c'ha questi, è impreziosita da questi diamanti, naturalmente veri, vedete? Da questi va bene, brillantini, diciamo così, Swarovski. C'ha questa parte così argentata di qua lo stesso, è bella capiente dentro perché è bella capiente, c'ha la cernierona, c'ha tre scomparti dentro, bella, bella capiente. Poi magari vi farò anno nuovo un cosa c'è nella mia borsa per tenervi aggiornate. Madonna, c'ho questi occhi io che mi lacrimano da morire oggi, chissà come mai. E indietro c'ha la sua cernierina. Sotto c'ha è fatta bene, anche se è del cinesino e costa 10 euro, però l'è fatta bene. C'ha gli angolini così in pelle finta, naturalmente, l'envi in pelle, insomma. Però è bellina come borsina, vedete? E io questa è stata quella che ho usata più nel mese, in questo mese. Ora appoggio tutto in terra perché non ci vuole appoggio, qui sopra sono messa un po' male, ragazze, però l'è uguale, insomma, si fa per stare insieme, quindi
Non importa dove siamo, ecco. Io non ce l'ho, lo sapete, le stanzone con tutti gli smalti rossetti, con tutti dietro le scarpe che si vedono, i vestiti, tutte le lucine di Natale, quella c'ha l'alberino. Che belle quelle stanze, ragazze! Ma come sono belle, eh? Tutte belline, c'hanno il muro in rosa, chi bianco, con tutti i mobili bianchi. Io che c'ho? Le mattonelle tutte sbeccate, la porta, sono un po' malandata, però non importa, via, che vuoi sia, tanto siamo tra di noi, c'è confidenza e si sta insieme, si fa, l'importante è stare insieme, non importa averci le stanze Allora, belle. Ragazze, eccoci qua, la borsa più usata in mese è quella, io non ho tante cose da farvi vedere nelle stanze belle, appoggio tutto in terra e vuoi sia, tanto le uguali, insomma, ecco, c'ho anche il pigiama qui, guardate, perché me le sono levato prima, perché sono dovuta andare alla Hop, e quindi nulla. Allora, la borsa più usata in mese è quella. Poi ho visto, volevo fare un resoconto di tutti i video una che ho domanda, la fatto, borsa insomma. più usata di questo La mese. domanda è: la borsa più usata del Allora, mese, prima dimmi. domanda, borsa del mese più usata. Allora, come vi ho fatto? Allora, prima domanda, borsa del mese più usata. Questa l'ho usata tanto, ecco, di borsina. Questa qua la pagai 5 euro dai cinesino fucsia con la nappina. Ve la ricordate? Ve l'ho fatta vedere in qualche video con queste due nappine bellina che c'aveva queste due, questa cernierina qua, c'aveva tutte le cose col marrone. Era bellina anche questa. E poi c'aveva tutte le cuciture bianche. Vedete? Quanto. Quella più usata nel mese di luglio è questa. Ah, mi ci sono seduta sopra. Allora, la borsa in questione è questa, è fatta tipo un secchiellino, vedete? È tipo pelle lucida, anche se non è PVC, non è pelle lucida. C'ha il manichino sopra, la cerniera tutta intorno. La cerniera tutto intorno e dentro è bella capiente perché c'ha diverse cosine, insomma, diverse. Non mi viene male parole, È questa qua. mannaggia la miseria. È questa borsa trasparente. Allora, c'ho un casino bestiale, nel senso che c'ho la pochette qui, c'ho gli occhiali, c'ho Cristo e la Madonna, lei piena di intrafalci. Insomma, la borsa più usata in mese è questa qua trasparente. Ora, siccome è già un bel pezzo che la sto usando, l'ho portata su apposta così almeno la cambio, perché non si può usare sempre la solita borsa, che poi ce n'ho tantissime, però tanto si ritorna lì, gira e rigira, sempre quelle si Quanto sono prendono. belline tutte le borsine, anche del cinesino sono pochi, sono belline, anche se costano, cioè volevo dire, anche se costano poco le borsine di cinesino, sono belline ugualmente, che vuoi che sia, da vecchie, Dolce & Gabbana, Gucci, io me le posso permettere determinate borse, non me le posso permettere di fare determinate spese come le scarpe che costano 200-300 euro, io, ma che, manco le guardo io quelle scarpe, perché non è possibile spendere tutti questi soldi e poi magari non tu c'ha soldi per andare avanti per mangiare. E allora nulla, dico, si va bene anche dal cinesino, c'ha delle cose belline, basta saper scegliere, basta accontentarsi, come dico io, bisogna sapersi accontentare nella vita, questo. Allora, la borsa più usata in me è stata quella lì. Poi vi metto qualche spezzone di qualche video così che ho girato durante questo anno di Amore e Meraviglie. Ora la Mary c'ha dei problemi a fare l'editing e quindi mi ha detto, dice, al limite si fanno vedere due o tre cose, insomma ci si organizza così. Io non sono tanto brava perché mi tocca tirare tutto fuori dall'armadio, ho fatto un casino, dopo il mio marito si incazza, ha ragione, perché butta all'aria tutto. Speriamo che mi duri questa cosa, questa telecamera. Allora, l'accessorio di mese più usato. Allora, l'accessorio di mese più usato. Allora, accessorio del mese più usato. Allora, l'accessorio del mese più usato sono stati questi braccialettini della Hip Hop, questi qui che mi vedete anche che c'ho stasera, cioè c'ho diversi colori, c'ho nero, rosso, fucsia, c'ho diversi colori e ci si può mettere nell'interno questi filini intercambiabili
questi zirconcini intercambiabili che mi piacciono tantissimo. Quindi l'accessorio, vabbè, qui dentro ce n'è altri due. L'accessorio del mese più usato sono questi Allora, bracciolini della l'accessorio del Itoo. mese più usato sono stati questi bracciolini con le perle. Allora, io me l'ero presi, perché a Natale mi piacciono le perle, me l'ero presi su un sito di una ragazza su Facebook. Magari ora se ritrovo il video, di quel sito lì che ve lo facevo vedere, che vi mostravo il braccialettino, ve lo linko nell'info box, così almeno se volete dare un'occhiata. Love Bijou mi sembra si chiama, un affare del genere. E fa questi braccialettini con le perline, tutti incastonati così con le perline, vedete? Sono bellini da vedere, eh? Sono proprio bellini questi braccialini così, eh? E in più ho preso, tanti anni fa, avevo preso questo qua con questo fiocchettino, che c'ha tutti questi Swarovski. L'avevo preso in profumeria dalla mia amica e quindi ho usato tantissimo questi braccialini qui. Guardate quanto è bellino, quanta luce fa con questi Swarovski. E questi sono stati gli accessori che ho usato di più questo mese, perché il mese di dicembre, insomma, ha visto tra Natale, ok, a me mi piace mettere le perle. Proprio mi piace tanto, ecco, diciamo che è una cosa che adoro fare tanto, ecco. E durante il mese di dicembre vediamo un po' che cosa ho combinato l'anno Accessorio del scorso. mese più usato. Allora, l'accessorio del mese più usato è stata questa collanina qua che mi ha regalato una ragazza che mi segue su YouTube, e anche lei dovrebbe fare video su YouTube. Si chiama Giovanna. E io adoro le collane, cioè proprio mi piacciono tantissimo, tanto tanto tanto. Queste in particolare, anche se le d'oro, perché a me l'oro mi piace tanto, però sui nero trovo che sia molto chic, molto molto carina, Allora, insomma, capo ecco. E poi d'abbigliamento più usato. Questo mese ho usato tanto questo tipo giacchettino cardigan così, che è sul marrone, però è bellino perché c'ha tutte queste borchiettine, tutte brillantinose, vedete? È sul marrone, ma a parte questo, perché a me il marrone non mi piace tanto, lo volevo nero, però non l'ho trovato e allora ho preso questo qui. È fatto così, vedete? E questo lo metto anche tipo sopra le magliettine a collino alto, perché sto un pochino più calda, capito? È fatto di lanina, è di cinese, è fatto così, vedete? C'ha queste manichine marroni, dietro le marrone e davanti l'è fatto così con questo lavorino, e poi c'ha tutti questi glitterini, non so se riuscite a vederli nel coso, ma non credo si vedano. E questi tutti questi brillantini qui, e in più c'ha questo tipo gioiellino che è un tiralampo. È proprio bellino, mi è piaciuto, e allora decisi di prenderlo e lo uso così come giacchettino sopra. Poi dopo metti i cappotti, che c'entra, perché l'è freddo, capito? Però con questo mi sono trovata parecchio bene, ma mi ha riparato, specialmente in questi giorni che c'è un freddo peloso, proprio che pela veramente, perché le temperature sono meno 6, meno 12. Stamani erano meno 12 in montagna, ragazze. Era un freddo, tira una tramontana gelida Allora, le veramente. scarpe con Allora, la più scarpa. usate questo mese sono state queste scarpine qua in pelle lucida. Queste scarpine qua c'hanno tutte le cosine dalle parti, vedete? Tutte queste. Ora, se mi riuscisse a farvele vedere per benino. Ecco così, c'hanno la cernierina lampo qui e poi c'hanno la piattaforma, vedete? Sono vernice, insomma, ecco come dico io, sono vernice, sono altine, però ci si sta comodi perché sono alte sia dietro che sul davanti, quindi voglio dire, e sono fatte così. Vediamo se mi riesce di farvele vedere. Ecco, c'hanno queste cosine laterali, questi passantini così, e l'ho usate tanto perché questo mese mi sono messo tanti vestitini per Natale. Ho visto uno è un pochino più carino col vestitino invece di portare sempre i soliti pantaloni, e quindi nulla, ho usato queste Hanno messo la scarpine qua catenellina questo mese. così per dargli un pochino di movimento, perché se no sarebbero lisce, e l'ho usate tantissimo questo mese. Mi piacciono proprio tanto. Non sono tanto comode, perché la sera vi sentite il mal di piedi quando le portate tutti i Sono giorni. state queste qua. Allora, queste scarpine si intrecciano sul davanti così.
siccome sono così color beigetto così, diciamo che non sono, cioè sono adatte a tutti i tipi di vestiti, a tutti i colori, a tutti i vestiti colorati e mi piacciono tantissimo. C'è il laccino qui, c'è il laccino qua, vedete? E sono incrociate sul davanti, sono altissime, lo so che sono altissime perché saranno un 20, 22, 20, 22 centimetri forse, non lo so, ecco, però mi piacciono proprio tanto, hanno questo plateau, non sono tanto comode, devo dire la verità, però diciamo che mi Smalto più usato trovo di bene. un mese. Allora ragazze, lo smalto più usato questo mese senza dubbio è stato il rosso di Kiko, questo qua, questo è il numero 240 e è bellissimo, è un rosso favoloso, proprio rosso Natale. E in più l'ho impreziosito durante le vacanze di Natale, durante il periodo natalizio, da questo Top Coat 662 con tutti questi brillantini, sempre della Kiko. Vedete? Proprio bellino perché c'ha questi glitter favolosi veramente e dà tanta luce allo smalto, quindi l'ho usato insieme e sono davvero molto carini. In più ho usato questo più estivo, diciamo così, però ogni tanto mi piace a me mettere su colorini un pochino più tenui. Ho usato questo smalto di Kiko che è Cupcake, si chiama, questo è il numero 648 e c'ha queste tipo come se mette lo zucchero sull'unghie, vengono fuori queste cose, un po' ruvidino. Scusate Un un attimo. ruvidino, capito questo smalto? E quindi niente, ho usato questo qui, anche questo che è molto carino, è sui toni dell'albicocca. Poi, prodotto beauty più usato. Allora, il prodotto beauty più usato è senza Allora, dubbio il prodotto più stato usato questo mese è stato che per me è stata una rivelazione, ragazze. È stato come si chiama? Il primer di The Essence. L'ho comprato perché mi trovai a Milano, c'era un sacco di prodotti Essence in questo OVS, in questa alla Auchan, mi sembra, in questo grande centro commerciale e c'era tanti prodotti OVS e avevo sentito parlare bene di questo prodottino, di questo primer per gli occhi, quindi l'ho usato tantissimo, questo qua. Questa è la variante, ma non credo ci siano numeri, questo qua, questa è una base per l'ombretto, io mi ci sono trovata veramente favolosamente, ecco, pazzescamente, veramente l'hanno consigliato e è favoloso davvero, ragazze. E in più ho usato il mese scorso, cioè il mese di dicembre, ho usato questo qua, questo prodottino di Kiko che è un eyeliner in gel che si chiama Lasting Gel, è nerissimo, io mi sto trovando benissimo, proprio bene bene mi ci sono trovata, lo uso con il pennellino proprio da eyeliner, quello lì a punta, questo qua, e quindi voglio dire, prima usavo quelli fatti con la penna, ok, invece con questo mi trovo veramente bene ragazze, quindi se vi capita di comperarlo, prendetelo perché è davvero un ottimo prodotto e davvero un ottimo, si usa bene. Allora, prodotto beauty, ho fatto un po' di casino. Prodotto di make-up, questo era il prodotto di make-up più usato. Scusate, ho sbagliato. Vabbè, tanto ragazze, mi perdonate, vero? Allora, il prodotto beauty dei mesi è stata questa crema questo latte per il corpo di Pupa. Questo qua, che ha veramente una fragranza, è una lozione per un latte per il corpo. Che è fatto tipo crema, vedete? Non è tanto morbido, però c'è una fragranza, sembra di burro talco, ragazze, mi piace tantissimo questo qua di Pupa e l'ho trovato lì da Acquesapone e mi ci sto trovando bene perché lascia questa pellina morbida, liscia e in più ho usato anche la novità di Venus che hanno fatto l'acqua micellare per un detergente appunto per gli occhi, per togliere il make up dagli occhi e dalle labbra.
Questo qua, io sono arrivata a questo punto, quindi anche questo è un prodotto molto buono e molto valido. Inoltre, ho usato questa mousse purificante della La Roche-Posay, io non so come si dice, scusatemi se sbaglio a pronunciarla, che me le sono presa in farmacia e la uso con la spazzolina questa qua della Kiko, quella lì con queste cosine, cioè questa qui non è elettrica, è manuale, però va bene uguale. Ragazze, vi bagnate un pochino il viso, la mettete un pochino qui di questa mousse e poi dopo si passa in tutto il viso e questa serve per pulire per benino la pelle in profondità. Costa un pochino tanto, questa mousse, diciamo, perché costicchia, però è veramente buona. Io avevo dei problemi quando ogni volta che mi viene il ciclo, ora siccome sto andando in menopausa, quindi ogni volta che mi viene il ciclo, raramente mi viene, però mi riempio di questi foruncoloni grossi e con questa mousse appunto la pelle mi si secca, mi si sistema tutta per benino e quindi voglio dire fa bene all'incarnato, ecco ragazze. Allora, Allora, la fragranza fragranza del mese, questo mese è dell'erborario. Allora, è l'acqua di profumo de Iris si chiama. Questa qua è buonissima. Sembra di avere il borotalco sulla pelle, proprio spettacolare. Io, buona, 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 delicata, una fragranza veramente di borotalco, di pulito, di fresco. Quando entrate sotto la doccia, quando uscite dalla doccia e sentite il profumo di fresco, ecco. E io questo mese ho usato tanto questa qua perché mi piace abbinare i profumi natalizi, cioè il periodo natalizio. Mi piace, ecco, a parte io profumo sempre di borotalco e quindi poi vi racconterò del lavoro. Mi hanno fatto quella la serie di domande, quindi volevo farlo appunto del lavoro che ho fatto, del lavoro di quando lavoravo, insomma, e io profumavo sempre di borotalco, me lo dicevano, no, tu profumi sempre di borotalco, sembri e tu c'hai che esci dall'asilo nido, sono tutti bambini, e io sono così, mi piace, ecco, odorare di borotalco, ecco, profumare, e questo Iris appunto me lo ricorda tantissimo, proprio mi ci sono trovato bene. Allora, la delizia del mese non poteva non essere biologica, nel senso che ho trovato questo nettare di Ahai, che è un frutto del Rio delle Amazzoni e anche questo è biologico, è dell'alce nero, questo qua, e questo sa di mirtillo e frutti tropicali e è buonissimo, ragazze, c'ha la sua cannuccina dietro e io durante il giorno me lo bevo oppure bevo il tè, insomma, alterno, ecco. Questo qua è molto buono, se vi capita di entrare in un negozio ecologico, prendetelo perché è davvero molto buono. Mentre volevo anche farvi vedere queste pastarelline, queste pastine così, che sono dei cornetti, dei croissant biologici di farro e impastato senza uova, quindi è lievitato naturalmente e è dolcificato con sciroppo d'agave, quindi lo possono mangiare anche i diabetici, le persone che hanno problemi con lo zucchero. E sono questi cornettini qui. Ora vabbè, io cioè, ho portato su solo la busta perché sono i cessi che portavo i cornetti ai bagni, insomma i cessi, mi sembrava tanto carino, ecco. Allora ho portato solo la busta. E quindi ecco, sono questi qui. Se vi capita, anche questi sono molto buoni. Io la mattina ci faccio colazione e mi trovo veramente bene, ecco. Ora ho scoperto questo biologico. E dietro c'è tutte le spiegazioni, ecco, che è lievitato naturalmente, senza lieviti aggiunti, quindi non gonfia, senza uovo, quindi anche le persone che sono intolleranti all'uovo lo possono mangiare. E io l'ho preso perché questi cornetti non sono male, sono buoni, ecco, l'avevo ripresi altre volte. Allora, per quanto riguarda il bello del mese, io mi sento di elencarvi tutti i belli, gli gnocchi che hanno fatto parte del mio anno insieme alla Mary. Quindi si parte da Johnny Depp. L'altra sera mi sono guardata su MTV, c'era Edward Mani di Forbice. Poi dopo un'altra sera c'è stato Alice in Wonderland, Alice in Wonderland, com'è che si chiama? E mi sento di elencarvi Brandon Lee che ha fatto il
Corvo, che rimane nel mio cuore come attore preferito, anche se è morto, poverino. E poi c'è stato Lino Guanciale, e ci sono stati tantissimi, Massimiliano Morra, proprio tantissimi, tantissimi. E quindi ecco, vi lascio tutti belli del mese qua, con tutti i cuoricioni e cuoricioni negli occhi, io così, con tutti i cuoricioni negli occhi. È bello, gnocco di mese. Ce n'ho troppi in mente ora come ora, però va bene, diciamo che questo mese voglio scegliere un modello. Ha lavorato per Armani, ha lavorato per Dolce & Gabbana, per Gigli, per diverse marche, ecco. E lui si chiama, è un modello polacco, si chiama Bartek Borowiec, è un modello che ha i capelli lunghissimi, rossi, eccolo qua. Ditemi voi com'è. Ma sì, è giovane, lo so, però è bello lo stesso, perché se uno è giovane non può essere gnocco bello. Di mese. Allora, il bello gnocco di mese, siccome io non c'ho mai nessuno che garba alle persone, perché quelli che scelgo io tutti, oh ma che schifo, Beth, a me non mi piace. Allora sto mese ho detto a Chicca, dico dammi un nome gnocco, uno bello, uno figo della televisione. E lei mi ha detto, dice mamma, dice prova Alex Garcia di Terra dell'Oro. Allora, ho visto le foto di questo tipo, guardatele. Eccole qua, che ne dite? È proprio veloce sto mese, ho scelto bene. Allora, il film del... Il bello, lo gnocco, il bello, lo gnocco di mese, madonna, io ho scelto Raul Bova questo mese, come sarà quando esce dall'acqua, lo vedete in quelle foto quando esce dall'acqua. Quanto riguarda il film del mese, allora il film del mese, questo mese si sa che durante le feste natalizie, insomma durante il periodo natalizio, ci sono tutti questi filmini che sono demenziali, come dice mio marito, sono tutti filmini demenziali, però a me piacciono molto. Sono quasi tutti della Walt Disney ora, a questo periodo. Mi ricordo anni indietro facevano tutta la serie di Fantaghiro. E a me questi filmini così sul Natale, Miracolo nella 39esima strada, Il Grinch, tutti questi filmini di Natale mi piacciono veramente tanto. La mia figliola più piccina, mamma, noi siamo a Badia, siamo tornati. Stava nevicando, io ho detto, Dio, quando va a andare in giro? Sempre con la macchina, sempre in giro sono. E quindi rimango sempre io, sono sempre in pensiero. Proverete di avere figlioli voi, ragazzi. Siamo nel periodo di Natale e quindi mi piacciono molto le canzoncine natalizie, tipo anche quella lì in latino, ad este fidele. Ora vabbè, io sono un po' stonata, però sono belline. Durante il periodo natalizio qui ad Abbadia c'è come si chiamano, i zampognani con quelle cornamuse che suonano, è veramente travolgente, bellissimo questo periodo. Se vi capita veniteci a Badia, perché è veramente bellissimo il periodo di dicembre, che è vicino al Natale, ecco. E per quanto riguarda, ecco, le canzoni sono state un pochino queste, quelle dei mesi, ecco. E mentre il programma TV, vabbè, il programma TV sono stati tutti i filmini che mi sono guardati, i filmini natalizi che hanno a che vedere con il Natale, ragazze. Programma TV. Allora, il programma TV questo mese mi sento di saltare questa domanda, perché non ho guardato tanto spesso la televisione. La sera dopo cena vado a letto e mi metto rilassata nel letto a guardare Real Time. Allora, su Real Time fanno tutti quei programmi la sera un po' particolari, tipo Non sapevo di essere incinta, tipo I gatti indemoniati, tipo quell'altro Le malattie strane, Quello che si mangia, insomma quei programmi lì, ecco. Quindi posso dire questi qui che guardo Real Time la sera dopo cena verso le 10:30 quando vado a letto. Quindi non c'è una cosa da dire, sì, vado a letto perché c'è questo programma, oppure mi guardo questo programma. L'argomento del mese è stato, vabbè,
la cena della vigilia, la cena di Natale e la cena dell'ultimo dell'anno, in quanto prima si passava tutti insieme con i genitori dei fidanzati delle mie ragazze, e invece quest'anno, purtroppo, visto che si sono lasciate, abbiamo preferito rimanere da soli in famiglia. Quindi diciamo che l'argomento del mese è stato un pochino questo, che ci ha buttato un pochino giù di corda, perché si sa che quando frequenti determinate persone, che c'è l'amicizia e tutto, poi quando arrivi a troncare l'amicizia, cioè ma non a troncare perché è tua volontà, però cioè, a me non mi sembra giusto invitare gli ex soceri delle mie figliole e i fidanzati, che fa, cioè l'ex fidanzati fa invita anche loro, e che si rifà tutta la famiglia bellina, felice, cioè non mi sembrava tanto, tanto carino e tanto corretto. Ora, per l'ultimo dell'anno, invece, abbiamo deciso, visto che i ragazzi sono fuori, e allora tra di noi, visto che c'è sempre l'amicizia e siamo amici da tanti anni, abbiamo deciso di stare insieme. Quindi per l'ultimo dell'anno si farà il cenone qui a casa mia. Va bene, ragazze, io ho detto questo, vi rinnovo la cortesia, se potete votarmi Leo su Facebook, cioè votarmi, mettere un mi piace a questa fotina qua. Vi lascio il link nell'info box, questa foto qua. Poi volevo fare anche sto video dell'agenda, cioè voglio dire, se volete vederlo, ecco, di tutte le cosine che ho per addobbare l'agenda, per tutte le cazzatine che ci scrivo, tutte le fotine che ci metto, insomma, se vi piace di anche i video sull'agenda, mi raccomando, mettetemi nell'info box. Sì, Beth, faccelo vedere, spollicciate questo video, insomma, mi fate capire appunto che lo volete. Va bene, ragazze, io con questo vi saluto, questo sarà l'ultimo video dell'anno, penso, non so se caricherò questo o il tutorial prima, però insomma le carico insieme, ora vediamo un attimino come mi organizzo io. E detto questo, io vi saluto, vi auguro una bella fine e un favoloso inizio veramente dell'anno prossimo, sperando che tutti i nostri sogni si possano avverare, se non tutti, ecco, la maggior parte, ecco. Grazie veramente di cuore per tutto quello che fate per me, per l'affetto che mi dimostrate sempre. Io veramente non so come ringraziarvi. Vi abbraccio, vi mando un bacione grosso e ci sentiamo il prossimo anno. Ciao belle, tanti auguri. Eccoci qua, ragazze, eccoci qua. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Scusatemi, io sto registrando ancora con il cellulare. Queste luci non so se... Buonasera tesore, buonasera, benvenute nel micetto, eccoci qua. Appuntamento del mese con il video tag di Amori e Meraviglie in collaborazione con la Mary. Appuntamento del mese di Amori e Meraviglie in collaborazione con Mary. Il suo canale già lo conoscete, comunque ve lo metto qua in sovraimpressione. Eccola qua. Un bacione grande alla Mary. Ciao ragazzi, allora niente, vi saluto, vi bacio e ci sentiamo al prossimo video. Ciao belle, un bacione. Va bene ragazze, allora questo era tutto, ho fatto veloce questa volta, sono stata bravissima. Saluto la mia collaboratrice, la Mary, le mando un bacione enorme e noi ci sentiamo prossimamente. Ciao belle, alla prossima. Video, una sorpresa per voi, ecco ragazze. Va bene, con questo era tutto ragazze, io vi auguro una bella serata, do un bacione nuovamente alla mia collaboratrice, la Mary, e scusatemi se oggi non sono proprio i top dei top, però spero, ecco, che finisca la svelta, domani è l'ultimo giorno, se Dio vuole, sto mese, arrivederci, lo salutiamo, e poi arriva il mio ottobre, finalmente, io adoro ottobre. Ci sentiamo, bacioni, ciao belle.